Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo oggi il corso di storia della filosofia italiana dedicato. Iniziamo oggi il corso della filosofia italiana dedicato a Gramsci. Le lezioni si svolgeranno il lunedì dalle 11 alle 13 e poi dalle 16 alle 18, quindi sarà un giorno solo ma molto concentrato. Qui sulla lavagna ho scritto tutti i riferimenti per chi volesse mettersi in contatto con me. Indirizzi mail per l'appuntamento del ricevimento, per chi volesse concordarlo basta inviare un'email e quindi possiamo iniziare. Inizierei sottolineando quali sono gli obiettivi di questo corso che ci accingiamo oggi ad iniziare. Intanto la novità di un corso di storia della filosofia italiana, che è una novità non solo nella nostra università ma è una novità nel panorama di larga parte delle università italiane. È vero che in alcune c'è il corso di storia della filosofia italiana, però è una rarità, potremmo dire, uno di quei corsi che non si trovano molto facilmente. Noi abbiamo deciso di istituire come università questo corso di storia della filosofia italiana anche con l'obiettivo di pensare l'identità italiana nel tempo della crisi, che è una crisi, come sapete, non solo e non soprattutto di tipo economico, ma è una crisi che va a investire anche il problema dell'identità del nostro paese e della sua specificità. Questo corso avviene in collaborazione con il centro di ricerca Crisi, al quale, come sapete, collaboro insieme con il professor Andrea Tagliapietra. Crisi sta per Centro di Ricerca Interdisciplinare di Storia delle Idee, ed è dotato anche di una sua rivista, il giornale critico della Storia delle Idee, giornalecritico.it, non l'ho messo nei riferimenti, potete trovarlo facilmente voi stessi, e quindi questo corso si inserisce, diciamo, tra le attività di questo centro di ricerca. L'obiettivo del corso, non soltanto di quest'anno, che è specificamente dedicato, come sapete, al pensiero di Antonio Gramsci, l'obiettivo del corso è quello di attraversare alcune delle principali figure del pensiero della storia della filosofia italiana, alcuni dei principali eroi della filosofia, avrebbe detto Hegel, che si sono sviluppati in terra italiana. Ma a monte rispetto a questa domanda, che poi appunto nel corso si determinerà tramite un'interrogazione del pensiero di Antonio Gramsci, sta un'altra domanda, che forse è ancora più peculiare e dalla quale propongo oggi di partire con questa nostra lezione introduttiva, che in quanto tale avrà un carattere appunto di approssimazione al tema del nostro corso. E la domanda è la seguente: esiste una specificità del pensiero filosofico italiano? Una domanda apparentemente oziosa, ma che in realtà vale la pena di essere sviluppata. Esiste una specificità del pensiero filosofico italiano, o il pensiero filosofico italiano, come spesso viene presentato da certa manualistica, è semplicemente una ricezione dei pensieri e delle suggestioni della grande filosofia europea? Come sapete, l'Italia ha, anche in tempi recenti, tra i propri vanti anche quello di essere molto ricettiva rispetto al pensiero straniero. Siamo il paese che traduce di più le opere filosofiche straniere, a tal punto che molti sostengono, secondo me ingiustamente, che la specificità del pensiero italiano sta nell'essere il pensiero che accoglie tutti gli altri pensieri europei e li interroga, potremmo dire, con taglio critico. Però questa definizione, che sicuramente coglie alcuni aspetti, in primis coglie il fatto che il pensiero italiano è ricettivo rispetto agli altri, è dialogante con gli altri, fa passare sotto silenzio alcune specificità del pensiero italiano. In particolare una risposta di questo tipo, cioè quella secondo cui il pensiero italiano ha la propria cifra, il ricevere gli altri pensieri e discuterli criticamente, capite bene che toglie ogni legittimità, ogni autonomia al pensiero italiano in quanto tale. Nel nostro corso, invece, che quest'anno appunto sarà dedicato a Gramsci, ma che negli anni prossimi pensavamo di dedicare anche ad altri pensatori, a Gentile, a Vico, a Machiavelli, cioè appunto tutti i grandi pensatori della tradizione filosofica italiana, nel nostro corso proponiamo una risposta, una possibile ipotesi di lavoro, intorno alla domanda qual è la specificità del pensiero italiano.
Devo dire che anche in tempi recenti vi è stato chi in maniera intelligente si è interrogato su questa domanda. Penso ad esempio a Roberto Esposito, Pensiero vivente, di 2 anni fa, un libro molto interessante in cui l'autore individua la cifra del pensiero italiano non nella solita risposta al pensiero italiano essere ricettivo rispetto alle altre tradizioni, essere il pensiero che traduce le altre tradizioni e le discute. Roberto Esposito in quel testo Pensiero vivente individuava nella categoria di vita la cifra fondamentale per comprendere tutto l'arco della storia della filosofia italiana, essenzialmente potremmo dire dal Rinascimento fino ai nostri giorni. La categoria di vita, che è, come sapete, una categoria sulla quale lo stesso Roberto Esposito è venuto concentrandosi molto negli ultimi suoi lavori e che individuava, forse con la tendenza di sovrapporre la propria prospettiva alla prospettiva futura della filosofia italiana, ma ad ogni modo individuava come cifra del pensiero italiano in quanto tale. Ora, questa risposta, giusto o sbagliata che sia, ha il merito, dal nostro punto di vista, di provare a individuare una cifra autonoma del pensiero italiano. Dal nostro punto di vista, lo dico subito, poi avremo modo di tornare a più riprese su questa lettura, la cifra del pensiero italiano esiste, e ha ragione Esposito nel suo libro a prospettare l'esistenza di un nucleo fondamentale del pensiero italiano irriducibile alle altre tradizioni. Però tale cifra, tale nucleo, non sta, come crede Esposito, nella categoria multicomprensiva e piuttosto vaga per certi versi di vita, ma deve essere invece individuato, lo diciamo subito, nella categoria di pensare storicamente. Direi che la cifra del pensiero della filosofia italiana, in tutto l'arco del suo sviluppo, sta in una specifica attenzione per la dimensione della concretezza storica, in quella concretezza storica in cui il pensiero stesso si esercita pensando la storicità e maturando all'interno di quelle costellazioni storiche, sociali e politiche che lo determinano. Per cui direi in prima battuta, con una definizione evidentemente molto approssimativa, che la vera cifra del pensiero italiano sta nel pensare la concretezza storica. Questa è una cifra che permette di individuare l'essenza della filosofia italiana in autori che per altri versi risulterebbero inaccostabili. Cos'hanno in comune Gioacchino da Fiore e Benedetto Croce? Cos'hanno in comune Machiavelli e Antonio Gramsci? Come sapete, Machiavelli è uno degli autori su cui Gramsci più si era soffermato nei quaderni. Cos'hanno in comune Tommaso Campanella e Giovanni Gentile? Cos'ha in comune Vico con Gioberti, per dire alcuni dei grandi eroi della filosofia italiana? Apparentemente nulla, uno potrebbe dire, perché si muovono in fasi storiche diverse, rispondono a sollecitazioni filosofiche diverse che cambiano storicamente, e però al di là di queste diversità, che ovviamente non mi sogno minimamente di negare o anche solo di ridimensionare, al di là di queste diversità, ripeto, c'è un'attenzione specifica per la dimensione della concretezza storica. Sono tutti pensatori della storicità. Gioacchino da Fiore, in maniera, potremmo dire, aurorale, è colui che inaugura, forse, da questo punto di vista, la filosofia italiana come filosofia della concretezza storica. Il Rinascimento, in tutta la sua portata civile, potremmo dire, ha come cifra appunto quella di essere una filosofia civile che pensa alla città nel suo sviluppo storico, e anche quando pensa alla dimensione più alta, metafisica, del rapporto uno-molti, in realtà proietta sempre nella trascendenza metafisica un rapporto che è anzitutto un rapporto politico e sociale, un rapporto uno-molti all'interno della città. Ma poi pensate anche solo a Machiavelli, pensatore peraltro italiano più noto all'estero, colui che appunto fa della concretezza storica, del conflitto politico, essendo Machiavelli un pensatore che più di ogni altro inaugura quella tradizione di pensiero del conflitto, che troverà poi in Hegel e in Marx due continuatori, nello stesso Gramsci naturalmente, è un pensatore della concretezza storica, che pensa alla storicità del proprio tempo, che risponde ai grandi dilemmi che il tempo storico solleva nella sua portata immediata. E così si potrebbe dire naturalmente anche per Vico,
il cofondatore della filosofia della storia e precursore dell'idealismo. E quindi potremmo dire, senza tema di smentita, che l'attenzione per la concretezza storica costituisce a tutti gli effetti la prerogativa fondamentale del pensiero italiano in ogni sua fase e a ogni sua latitudine. Quando è che ci si è cominciati a interrogare circa l'essenza della filosofia italiana? Perché anche questo, per chi si occupa di storia della filosofia, è una domanda non peregrina. Ovviamente non siamo noi i primi a porci questa domanda, né noi né Esposito, perché questa domanda intorno alla specificità del pensiero italiano è una domanda che a sua volta ha una sua storia. Molti autori se la sono posta. Giovanni Gentile, ad esempio, ha ragionato molto intorno a questo tema. Ha scritto intere opere dedicate alla storia della filosofia italiana, al pensiero del Risorgimento, agli eroi del Risorgimento, al pensiero filosofico italiano, al Rinascimento italiano. Ma non è nemmeno Gentile il primo a sollevare il problema. Il primo che si pone, potremmo dire, come problema fondamentale nella propria interrogazione filosofica, la domanda circa l'essenza della filosofia italiana, o più precisamente la domanda circa la possibile esistenza di una specificità del pensiero italiano, è Bertrando Spaventa, che, come sapete, è autore di cui potremmo anche occuparci corso nei prossimi anni, un autore che moltissimo ha inciso sulla formazione dello stesso Giovanni Gentile, a tal punto che la riforma della dialettica hegeliana che Gentile opera nei suoi scritti, appunto la riforma della dialettica hegeliana, è una riforma molto mediata dal pensiero di Spaventa. Però al di là dell'influenza che Spaventa ha esercitato su Gentile, l'aspetto interessante è la domanda che Spaventa pone intorno all'essenza della filosofia italiana. In particolare nelle lezioni che Spaventa tenne a Napoli nel novembre-dicembre 1861, e che poi Gentile editerà con il titolo La filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea, Spaventa prova a rispondere a questa domanda, che è la nostra domanda. E quindi interrogarci in questa fase iniziale del nostro corso intorno alla domanda che sollevava Spaventa non ha un sapore puramente storico e antiquario, ma significa ripensare tramite Spaventa quella domanda. Una domanda che ovviamente non può essere elusa all'inizio di un corso sulla storia della filosofia italiana, perché ovviamente, capite bene, la domanda che immediatamente si potrebbe e anche plausibilmente porre è: che senso ha fare un corso di storia della filosofia italiana? Significa semplicemente prendere gli autori che sono nati e vissuti in Italia e tracciare una storia della filosofia di cosa hanno detto questi autori, in maniera puramente geografica, diciamo così, o significa invece, in maniera più profonda, individuare una specificità della filosofia italiana? Capite bene che le due cose sono molto differenti. Allora noi, naturalmente, lo diciamo subito, propendiamo per la seconda linea interpretativa. Vi è una specificità del pensiero italiano, tale specificità è il pensare storico, il primo a essersi interrogato profondamente, in maniera diretta, sui fondamenti di una possibile filosofia italiana è stato Spaventa, nel suo testo pubblicato da Gentile, La filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea. Già il titolo è significativo, come capite, perché pone al centro dell'attenzione la specificità della filosofia italiana nei suoi rapporti con la filosofia europea. Cioè, appunto, evita accuratamente, Spaventa, i due poli che in realtà sono segretamente complementari, primo della riduzione della filosofia italiana a pura espressione della filosofia europea, cioè degli altri paesi importati in Italia. Due, il secondo polo è quello di vedere una filosofia italiana autonoma, non in collegamento con le altre filosofie europee, che si sviluppa quasi all'interno di un mondo senza contatti, senza punti di tangenza con gli altri paesi europei. La domanda di Spaventa è una domanda che, appunto, magnificamente espressa nel titolo dell'opera, la filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea. Non è possibile pensare la filosofia italiana senza le relazioni con la filosofia europea, ma non è neppure possibile esaurire la filosofia italiana nelle relazioni con la filosofia europea. Bisogna individuare, appunto, come già dicevamo, il quid proprio della filosofia italiana. Per fare l'esempio
che in questo caso è quello a noi più vicino per via dell'argomento che trattiamo in questo corso, è evidente che la filosofia, o il pensiero storico, chiamiamolo così, di Antonio Gramsci intrattiene robustissimi nessi con la filosofia europea. È evidente, è un dialogo continuo con Marx, con Hegel, con Sorel, con tutta una serie di grandi autori della tradizione filosofica, politica, europea, anche italiani, cioè Gioberti, Machiavelli e così via, Croce, naturalmente Gentile, però appunto è una filosofia che istituisce la propria specificità in dialogo con le altre filosofie europee e dirò di più, in dialogo con la storia d'Europa, senza che questo annulli la specificità del pensiero italiano, in questo caso di Antonio Gramsci. Per quel che riguarda la tesi di Bertrando Spaventa, la cito così a titolo informativo e dossografico potremmo dire, ma anche perché Spaventa non individua nella filosofia italiana l'essenza di un pensare storico, se la lettura che abbiamo prospettato no, giusto o sbagliato così, la lettura che dà Spaventa è un'altra e vale la pena ricordarla qui tangenzialmente. E cioè la tesi di Spaventa, la formulo nel modo più preciso e insieme semplice possibile, è che la grande filosofia europea sorga in Italia, per poi allargarsi ed estendersi alle altre tradizioni europee, contaminandole fecondamente, e poi una volta uscita dall'Italia e dopo aver contagiato fecondamente le tradizioni europee, ritorna in Italia. Quindi una sorta di circolarità della filosofia italiana, tale per cui essa sorge in Italia, esce dai confini italiani, si sviluppa nelle altre culture europee, per poi rientrare in Italia tramite il dialogo, tramite le relazioni appunto con la filosofia europea. In che senso? Vediamo specificamente alcuni autori che cita e che esamina da vicino Bertrando Spaventa. Ad esempio, su Giordano Bruno Spaventa ha le idee chiarissime. Giordano Bruno è già tutto Spinoza. Tutto Spinoza è già racchiuso in nuce nel panteismo e negli eroici furori di Giordano Bruno. Per dire un caso concreto. Lo stesso Campanella è già tutto Cartesio. Cioè c'è tutto Cartesio nel pensiero di Campanella, rispetto al quale Cartesio è uno sviluppo francese, potremmo dire. E poi Vico, autore naturalmente è decisivo più di ogni altro per Spaventa, è l'autore che scopre effettivamente, ecco il tema che io propongo di sviluppare in questo corso, scopre la storicità, la scienza nuova, la dimensione della concretezza storica. Cioè Vico è l'autore che inaugura quella dimensione della storicità, della concretezza e dello sviluppo, senza la quale mai si sarebbe potuto sviluppare l'idealismo tedesco. Cioè appunto, se Bruno è Spinoza in nuce, se Campanella è Cartesio in nuce, allo stesso modo e a ugual titolo per Spaventa, Vico è l'idealismo in nuce. Hegel, Fichte, mai sarebbero potuti esistere se non vi fosse stato Vico e la tematizzazione della storia e della verità come sviluppo, la verità come processo. Ora, se seguito nell'esposizione della visione di Spaventa, se la filosofia italiana nasce come scoperta delle grandi tradizioni che poi si svilupperanno nei grandi pensieri, nei grandi autori della filosofia europea, capita poi, dice Spaventa, che la filosofia nata in Italia e compiuto l'esodo dall'Italia resti assente in Italia per molto tempo. Cioè l'Italia fonda la filosofia europea col Rinascimento. Questa filosofia si espande al di là dei confini, al di là delle Alpi, diventa filosofia europea, abbandonando i confini dell'Italia, e poi rientra in Italia, ritorna in Italia nell'Ottocento. L'Ottocento è l'epoca in cui, dopo la lunga assenza, la filosofia ritorna in Italia. Ma la filosofia stessa che era nata in Italia. Così, appunto, per Bertrando Spaventa, Galluppi è il nostro Kant, citazione dello stesso Spaventa, Rosmini non è altro che Kant inteso bene, e Gioberti è l'autore che compie Rosmini, compie in senso hegeliano, nel senso dell'aufebum, del superamento, inveramento
toglimento, a tutte le determinazioni dialettiche racchiuse in questo termine hegeliano così difficilmente traducibile in italiano, infatti non bisognerebbe tradurre, che ha il corrispondente, come sapete, nel latino tollere, superare conservando, inverando. Sergio Berti compie l'aufebum di Rosmini, proprio come Fichte e Hegel l'avevano compiuta. Cioè, al di là dei singoli autori, la tesi di Spaventa è molto chiara. La filosofia nasce in Italia, esce dall'Italia e contamina la filosofia europea e poi ritorna in Italia tramite l'Ottocento. Questa tesi di Spaventa, discutibile finché si vuole, ha il merito di, intanto, di porre il problema che anche noi ci stiamo proponendo. Esiste una specificità della filosofia italiana e se sì qual è? E in secondo luogo al merito, storicamente parlando, dal punto di vista della Wirkungsgeschichte, la storia degli effetti, di determinare in maniera massiccia il dibattito successivo. Faccio notare ad esempio che Giovanni Gentile, che come dicevo nelle sue analisi è largamente tributario per la riflessione di Spaventa, si laurea con una tesi su Gioberti e Rosmini, nella quale tesi, esattamente in chiave spaventiana potremmo dire, mostra come Rosmini e Gioberti sono coloro che hanno non soltanto importato in Italia, che sarebbe poco, ma hanno inverato Kant e l'idealismo tedesco portandolo a un più alto livello di comprensione. Quindi appunto è un tema che gode di ampio sviluppo nella filosofia italiana, la tesi di Spaventa. Quello che mi premeva sottolineare però, al di là della soluzione specifica prospettata da Spaventa, dalla sua idea della circolarità della filosofia italiana nei suoi nessi imprescindibili con quella europea, quello che mi interessava far emergere dal modo in cui intelligentemente Spaventa declina il rapporto filosofia italiana-filosofia europea è il fatto che Spaventa, sia pure con le sue categorie e con una prospettiva che non è in toto condivisibile perché dal nostro punto di vista troppo poco enfatizza la dimensione storica del pensare concreto che invece deve essere assunta dal nostro punto di vista come vera cifra del pensiero italiano, tuttavia pur con questi limiti Spaventa adombra in maniera chiara, netta ed efficace il nesso imprescindibile, tensionale o di univoco se preferite tra l'Italia e l'Europa, tra la filosofia italiana e quella europea. Cioè non si può capire la grande filosofia europea se non ci si è impadroniti prima della specificità della filosofia italiana senza la quale la filosofia europea non esisterebbe. E ugualmente, in maniera potremmo dire simmetrica e convergente, non si può comprendere la filosofia italiana nella sua specificità se non si comprende anche la filosofia europea. Per il motivo che abbiamo detto. Perché è certo vero che la filosofia italiana, dice Spaventa, nasce come filosofia fondativa della grande tradizione europea moderna, certo, ma poi essa stessa viene contaminata dagli sviluppi che quella filosofia nata in Italia ha al di là delle Alpi nella tradizione europea. Questo per dire, anche da un punto di vista non solamente di storia delle idee filosofiche, che non si può comprendere la tradizione italiana, filosofica e non solo filosofica, senza interrogare in pari tempo anche la tradizione europea, senza la quale evidentemente quella italiana non esisterebbe nella sua specificità, o futur non esisterebbe. Questo è un tema che andrebbe interrogato a maggior ragione oggi, in tanti spesso infecondi dibattiti che si fanno sulla specificità italiana, sul tema dell'Europa, che sono tutti dibattiti viziati da un oblio fondamentale, che è l'oblio appunto, che invece non caratterizza per fortuna l'opera di Spaventa, cioè del fatto che l'Italia non è altra parte rispetto all'Europa e l'Europa non è altra cosa rispetto all'Italia, cioè il fatto che l'Europa, per dirla se volete in termini differenti ma utili a chiarire il tema, esiste come arcipelago di differenze, di culture, fra cui vi è anche quella specificamente italiana, senza la quale l'Europa non potrebbe neppure esistere, storicamente non sarebbe esistita. Tanto più che la prospettiva di Bertrando Spaventa, che qui ho sia pure impressionisticamente ricordato, ha un pregio secondo me non indifferente, cioè il fatto che ci mette in guardia rispetto ai due poli fondamentali del provincialismo. Forse potremmo dire, variando la formula di Lenin, provincialismo, malattia infantile dell'italianismo.
Gli italiani da sempre hanno una inequivocabile tendenza al provincialismo che si determina in due modi, che spaventa a partire dal titolo della sua opera, demonizza, giustamente. Il primo, la prima forma, diciamo così, la prima determinazione del provincialismo è quella propria di chi si trincera dietro la propria identità specifica nazionale, come se appunto l'Italia esistesse indipendentemente dalle altre tradizioni, magari in contrapposizione rispetto ad esse. Cioè appunto l'idea del trincerarsi dietro un'identità incomunicante con le altre tradizioni europee. È la tipica forma di quel provincialismo gretto che, se vogliamo dirla in maniera un po' tranchant, si determina nel modo specifico di chi vanta la superiorità della propria cultura senza neppure dialogare con le altre culture. Questa è la prima forma del provincialismo, ma il provincialismo consta anche di un altro polo che è segretamente complementare rispetto al primo, perché anzi costituisce, se volete, l'altra faccia della medesima medaglia, chiamata appunto provincialismo, che è quello che con la sintassi stessa dei quaderni del carcere di Gramsci potremmo chiamare il cosmopolitismo astratto. L'idea cioè tipica, soprattutto degli intellettuali italiani, come dirà Gramsci, di abbandonare la propria specificità nazionale, o come dirà Gramsci stesso nei quaderni, nazionale popolare, per compiere un'astratta e infeconda fuga verso il cosmopolitismo. Cioè la tendenza, dico con Gramsci, degli intellettuali italiani a essere cosmopoliti senza essere prima nazionali. Questo si determina non soltanto nella specifica storia degli intellettuali italiani. Come sapete, nei quaderni del carcere una delle parti più interessanti, più ricche dell'opera, che in realtà non è un'opera, per inciso, perché viene editata dopo la morte di Gramsci, appunti, se volete, brogliacci di appunti, di citazioni, ma torneremo sulla specifica forma dei quaderni del carcere. Però appunto Gramsci nei quaderni dedica ampio spazio alla questione, come dice lui col lessico del tempo, degli intellettuali, a tal punto che alcuni interpreti hanno individuato in quella il vero nucleo dei quaderni del Gramsci, tema sul quale torneremo. Ma appunto individua come essenza degli intellettuali italiani esattamente questa forma che io chiamo di provincialismo, che si determina come fuga verso il cosmopolitismo astratto, che impedisce un confronto serrato con la propria tradizione nazionale. Appunto, le due dimensioni che spaventa, fa così mirabilmente coesistere nella loro relazione dialettica, della specificità italiana nei suoi nessi con la filosofia europea, tendono allora, in forza di queste due diverse determinazioni del provincialismo, a essere scisse, per cui c'è da un lato la filosofia italiana e la tradizione italiana irrelata, incomunicante con le altre tradizioni, o dall'altro invece c'è chi nega a priori la tradizione italiana, fugge verso le regioni astratte del cosmopolitismo. In questo nostro corso, invece, cercheremo di seguire, sia pure da una prospettiva che non coincide con quella di Spaventa, la linea interpretativa di Spaventa, almeno su questo punto, cioè l'idea del nesso fecondo e univoco fra filosofia italiana e filosofia europea. Senza questo nesso, peraltro, non si potrebbe capire nulla del pensiero specifico di Gramsci, ma se volete neppure del pensiero specifico di Gentile. Potremmo dire, utilizzando un binomio che tornerà spesso nel nostro corso, che se Gramsci è il Marx italiano, Gentile dal canto suo è Hegel italiano. Sono gli autori che hanno introdotto in Italia, in una forma specifica naturalmente, riformata potremmo dire con il lessico di Gentile stesso, Hegel e Marx. Evidentemente non si capirebbe nulla né di Gentile né di Gramsci, ma nemmeno di Croce in verità, senza misurare la loro filosofia, il loro contributo teorico con la grande filosofia europea. Eppure questi tre autori che ho citato ora, Croce, Gentile e Gramsci, diversissimi fra loro evidentemente, hanno in comune non soltanto il nesso diretto con la tradizione filosofica europea e insieme l'aver declinato in maniera originale, specifica, guarda caso tutti e tre con particolare attenzione per la concretezza storica, la filosofia europea, hanno in comune anche il fatto di aver saputo declinare, ripeto, in maniere molto diverse ma ugualmente potenti e teoricamente forti,
quello che dicevamo prima, cioè il nesso tra l'Italia e l'Europa, il nesso tra la storia italiana e la storia europea. Tutti e tre sono pensatori della storia d'Italia, in maniera diversa, certamente. Tutti e tre pensano il risorgimento, tutti e tre si interrogano sul rinascimento, tutti e tre pensano la storia d'Italia in relazione anche alla storia d'Europa. Tutti e tre ritengono che sia compito fondamentale della filosofia, appunto, interrogarsi anche e soprattutto sulla questione storica dell'Italia. Sono pensatori, appunto, che in maniere diverse, non sovrapponibili, si possono qualificare a giusto titolo, io credo, pensatori della concretezza storica. Se volessimo continuare il discorso che abbiamo visto svolgere ad opera di Spaventa, potremmo dire che Gramsci e il modo in cui la grande tradizione del pensiero storico fondata da Vico e uscita dall'Italia per andare in Germania rientra a sua volta, ancora una volta, in Italia tramite Gramsci. E analogamente Gentile il modo in cui Hegel, che non sarebbe stato possibile senza Vico e la sua scoperta della storia nuova, rientra in Italia attraverso lo stesso Gentile. Tutta questa queste prime riflessioni avevano il solo scopo di introdurre, di svolgere una sorta di deduzione trascendentale di questo corso, perché appunto per spiegare in che senso è possibile e anzi forse doveroso fare un corso di storia della filosofia italiana che non sia solo il mettere la bandiera italiana identitaria su autori che di per sé non avrebbero nulla di italiano, tutto il contrario. Corso interroga la specificità della filosofia italiana, in questo caso di Gramsci, in relazione con le altre grandi tradizioni europee, cercando di far emergere, certo, la relazione con l'Europa, ma anche la specificità del pensiero italiano. Mi rendo conto, e lo chiarisco fin da ora, che le 36 ore di cui disponiamo per fare questa introduzione al pensiero di Gramsci, in particolare ai Quaderni del carcere, sono ovviamente limitatissime. Ragion per cui questo corso assumerà necessariamente l'andamento di un'approssimazione al pensiero di Gramsci, un'approssimazione volta a rendere possibile una visione d'insieme di questo autore, la cui analisi attenta e specifica richiederebbe almeno 5 anni di lavoro serio e appassionato. In questo caso faremo un'approssimazione, un'incursione in alcuni grandi temi del pensiero di Gramsci, proponendo una chiave di lettura unitaria, come cercheremo di far emergere nelle nostre lezioni, per adombrare qual è la cifra del pensiero di Gramsci. Come dicevo, ci soffermeremo soprattutto sui Quaderni del carcere, l'opera carceraria, che in realtà opera non è, come già dicevo, gli scritti carcerari che Gramsci ci ha lasciato e che sono stati essi stessi salvati in maniera avventurosa dal carcere fascista, vedremo anche in che modo, ben sapendo che si potrebbe con uguale diritto fare un corso sugli scritti precarcerari di Gramsci, sugli scritti del Gramsci ordonovista, cioè esponente di primo piano dell'esperienza di ordine nuovo a Torino. Si potrebbe fare un corso specifico sulle lettere del carcere, che sono peraltro uno dei testi più splendidi della letteratura italiana novecentesca, che andrebbero studiati non solo nelle facoltà di lettere ma anche a filosofia e così via. Però appunto noi abbiamo scelto di affrontare Gramsci a partire dai Quaderni. Forse si potrebbe dire che è impossibile leggere i Quaderni senza fare riferimento anche alle esperienze precedenti di Gramsci come agitatore politico e come animatore dell'ordine nuovo a Torino, e infatti faremo riferimento anche a quello, pur però all'interno di un quadro teorico che troverà il proprio baricentro di Quaderni. Si potrebbe obiettare con uguale forza e con uguale diritto che non si può parlare dei Quaderni del carcere senza parlare anche delle lettere del carcere, e infatti noi parleremo anche delle lettere del carcere, ma sempre assumendo, ripeto, come fuoco prospettico fondamentale attorno al quale orienterà la nostra analisi i quaderni del carcere. Ovviamente voi potrete intervenire tutte le volte che volete, non l'ho detto, ma lo davo per scontato, no? Come diceva Ortega e Gasset, quando insegni anche a dubitare di ciò che insegni. Questo è un po' il motto del nostro corso, tanto più che l'autore in questione è un autore, come vedremo,
che assume come costante riferimento del proprio, della propria esperienza filosofica e politica la critica. La critica, quindi ogni critica sarà benvenuta. Fatte queste precisazioni possiamo iniziare a svolgere alcune considerazioni su Gramsci, con l'autore di Lucio Cuffarelli, che è, come ben capito, un autore fecondamente inattuale. Credo che in Italia quest'anno il corso che state seguendo su Gramsci sia uno dei pochissimi, se non l'unico, attivato sulla figura di questo, io lo chiamo filosofo, ma mi rendo conto che è sbagliato chiamare filosofo Gramsci, perché è una categoria riduttiva nel caso di Gramsci. Lo si potrebbe chiamare allo stesso titolo storico, letterato, agitatore politico, come lo chiamava Togliatti. Lo si potrebbe chiamare in tutta una molteplicità di modi. Io lo chiamo filosofo nel senso che chiarirò, perché appunto individuerò nella filosofia della praxis, che è il contributo specifico che Gramsci dà alla filosofia, la chiave interpretativa per comprendere non solo i quaderni del carcere, ma tutta l'esperienza di Gramsci, come vedete. Forse lo si potrebbe chiamare in modo più adeguato intellettuale, intellettuale. Da questo punto di vista potremmo dire che come Gentile è stato il più grande filosofo italiano del Novecento, forse Gramsci è stato il più grande intellettuale italiano del Novecento, quando appunto la categoria di intellettuale era ancora un valore nobile, di impegno politico e filosofico diretto nella società, laddove invece oggi, a ciò che esulerebbe dai temi del nostro corso, la categoria di intellettuale ha una valenza puramente decettiva. Indica un gruppo sociale che, a differenza degli intellettuali organici, come li declinava Gramsci, che aveva una valenza positiva, critica, facevano volere quello che Gramsci chiamava lo spirito di scissione rispetto all'ordine dominante, gli intellettuali oggi, come ben sapete, sono un ceto organico al dominio dei dominanti, forniscono quadri simbolici di legittimazione del dominio e quindi, in quanto tali, sono organici gramscianamente, ma al capitale, potremmo dire, non organicamente legati al movimento che lotta contro il capitale. Quindi, se vogliamo usare la categoria di intellettuale in riferimento a Gramsci, usiamola pure, ma sapendo, appunto, noi che siamo cultori della storicità del pensiero, ben sapendo come questa categoria ha subito tali e tante metamorfosi storiche da essere oggi passata, curiosamente, a dire l'opposto che diceva ai tempi di Gramsci, che appunto si rivendicava il ruolo degli intellettuali oppositivi rispetto al dominio. Questo corso, appunto, essendo introduttivo al pensiero di Antonio Gramsci, dovrebbe rispondere anzitutto a una domanda fondamentale. Essendo un corso di storia della filosofia, dovrebbe rispondere alla domanda: che cosa ha detto Gramsci? È la domanda classica che solleva la storia della filosofia, la ricostruzione, anche in stile filologico, del pensiero di un autore. Però, per come almeno pratichiamo noi la storia della filosofia, la domanda intorno al detto di un autore si declina sempre anche indissolubilmente insieme alla domanda: che cosa dobbiamo ereditare oggi di quell'autore? Io credo che la storia della filosofia, piccola parentesi metodologica, non sia solo una ricostruzione in stile filologico, senza passione critica, di cosa hanno detto gli spiriti magni del passato, ma sia anche, abbia proprio al proprio interno, ineludibilmente, anche un movimento, il movimento dell'eredità, del porre in tensione con il presente storico l'autore su cui ci si interroga. In questo senso condivido pienamente la tesi di Benedetto Croce, essere ogni storia sempre storia presente, perché appunto è la storia interrogata dal punto di vista dell'atto del presente stesso, del presente in atto. E anche con gli autori che la storia della filosofia ripercorre, attraversa, può valere analoga impostazione. Quando ci interroghiamo sul passato di un pensatore, su cosa ha detto, ci stiamo anche chiedendo, sia che lo vogliamo fare, sia che non lo vogliamo fare, guardate bene, che cosa ha da dirci oggi, che cosa ci sta dicendo oggi quell'autore. Per cui non mi stancherò mai di ripetere che bisogna sempre tenersi a distanza di sicurezza da quell'idiotismo specialistico, come lo chiamava magistralmente Lukács, che è pura esattezza filologica, o come diceva Lukács in maniera ancora più efficace, occuparsi di pseudo problemi in maniera esatta.
questo idiotismo specialistico da cui cercheremo di tenerci a debita distanza. Ci interessa certo specificamente cosa ha detto Gramsci, ma ci interessa ancora di più capire che cosa ha da dirci oggi Gramsci, o se volete che cosa direbbe oggi Gramsci se fosse ancora qui tra noi, a portare in tensione un autore rispetto al presente. Del resto uno degli insegnamenti per me irrinunciabili che Gramsci ci ha lasciato quando si interrogava su Marx era proprio quello di portare Marx all'altezza dei tempi. Mi interessa capire cosa ha detto Marx, certo, scoprire, come vedremo con una efficace espressione di Gramsci, il leitmotiv del suo pensiero, al di là delle citazioni filologiche, il leitmotiv del pensiero in sviluppo, ma per portarlo in tensione con il presente stesso, per vedere che cosa ha da dirci ancora oggi questo autore. Quindi alla domanda che cosa ha detto Gramsci si accompagnerà necessariamente l'altra domanda, che cosa ci lascia oggi Gramsci in realtà, che cosa ha da dirci ancora Gramsci oggi. Sembra appunto che la domanda pedagogica quasi che qui stiamo sollevando sia una domanda oziosa, ma in realtà è una domanda fondamentale per l'orizzonte stesso entro il quale si è mosso Gramsci. Tra le varie definizioni che si possono dare di questo autore poliedrico e polimorfico e anche quella di pedagogo. Gramsci per tutta la vita ha provato a educare, ha provato a educare il partito, ha provato a educare gli operai in fabbrica a Torino, ha provato a educare i figli tramite toccanti lettere dal carcere, i figli che non rivedrà mai più come sapeva, ha provato a educare la madre affinché si abituasse ad accettare la prigionia del figlio, cioè per tutta la vita ha svolto la funzione pedagogica, ha provato a lasciare qualcosa da ereditare agli italiani, ha svolto una funzione pedagogica anche sugli italiani. E c'è una bella lettera di Gramsci a proposito delle lettere, come testo splendido da cui bisognerebbe sempre tornare a prendere le mosse, in cui Gramsci delinea nella maniera più bella, più superlativa, il compito dell'ereditare, il rapporto padre-figlio in questo caso, una metafora assoluta, potrebbe dire, dell'ereditare, un'epoca che non ha padre, un'epoca che non eredita nulla, un'epoca che ha il complesso di Edipo in questo caso, per usare terminologie oggi ricorrenti nel dibattito. La figura chiave dell'ereditare è Telemaco, non Edipo. Gramsci è stata una figura fondamentale per il movimento dell'ereditare, ha lasciato qualcosa in eredità agli italiani e ai figli. E c'è una lettera molto bella che risale al 1937, quindi siamo nell'ultima fase della vita di Gramsci, al piccolo figlio Delio, che poi non rivedrà più Gramsci, come sapete. In cui vorrei leggerla questa lettera a modo di stella polare con cui avviare la nostra analisi su Gramsci e tenere presente questo ruolo dell'educare a cui Gramsci è rimasto sempre fedele. In cui Gramsci così scrive al figlio Delio: carissimo Delio, mi sento un po' stanco e non posso scriverti molto. Tu scrivimi sempre di tutto ciò che ti interessa nella scuola. Io penso che la storia ti piace come piaceva a me quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi. E tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini possibile, tutti gli uomini del mondo, in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi, non può non piacerti più di ogni altra cosa. Ma è così, ti abbraccio, Antonio. Vedete una lettera molto toccante con cui Gramsci saluta il figlio, una delle ultime lettere, peraltro, che Gramsci rivolge al figlio, in cui emerge in primo piano il tema dell'eredità. Tema dell'ereditare. Che cosa ha ereditato il nostro tempo di Gramsci? Questa è la domanda da cui bisogna partire. Cosa resta oggi di Gramsci nell'odierno scenario post-1989? È la domanda che il pensiero critico deve porre. Il pensiero della storia della filosofia che non sia solo la registrazione dei fatti e dei pensieri, ma che sia sismografo per valutare la presenza di un autore e di una tematica nel nostro presente. Io credo che il miglior modo per comprendere che cosa vi sia da ereditare oggi e che cosa concretamente si è ereditato di Gramsci, sia partire da un aneddoto, ma che è molto più di un aneddoto, un tragico aneddoto, se volete, che rivela tutta la difficoltà che ha oggi questo movimento dell'eredità di Gramsci. È un aneddoto che riguarda peraltro la mia città, Torino,
quando nel 2014, in questo anno che stiamo ancora vivendo nei suoi ultimi scorci, si è diffusa una notizia, che forse anche a voi è intervenuta, secondo la quale in piazza Carlo Emanuele a Torino, una delle piazze centrali, anche molto belle, eleganti, ebbene, in piazza Carlo Emanuele a Torino, sulle ceneri della casa in cui Antonio Gramsci aveva abitato dal 19 al 21, ebbene, in quella casa dove Gramsci aveva fondato l'Ordine Nuovo, aveva gettato le basi del futuro Partito Comunista Italiano, sarebbe dovuto sorgere un albergo di lusso. Questo è l'antefatto da cui partiva. Dotato di ogni comfort, ostentatamente sfarzoso, dislocato su 5 piani, il nuovo albergo si sarebbe dovuto chiamare Hotel Gramsci. Questo è il fatto da cui partire oggi, no? Hotel 5 Stelle, 5 Stelle non fa riferimento a nessun partito in questo caso naturalmente, ma al lusso specifico dell'albergo. Ed è un fatto da cui partire, la storia della filosofia deve partire anche dai fatti concreti, proprio perché i filosofi, ce l'ha insegnato Hegel, non pensano mai in astratto le idee, ma pensano sempre la storia concreta nel suo sviluppo concreto, per questo la storia della filosofia non riguarda idee pacificate situate nell'iperurano, ma riguarda conflitti, scontri, conflittualità, immanente alla concretezza storica. Ebbene, questo fatto dell'Hotel Gramsci è degno di attenzione perché dal mio punto di vista, se si vuole ragionare sull'eredità di Gramsci oggi, descrive in modo insuperabile la storia della sinistra italiana. Il suo transito dalla lotta in nome dello spirito di scissione gramsciano, la lotta per l'emancipazione e la libertà di tutti, alle confortevoli stanze del grande hotel dell'abisso, per evocare in questo caso una categoria di Lukács, che mi viene in mente irresistibilmente pensando a Hotel Gramsci. Lukács, altro grande autore, che insieme a Gramsci e a pochi altri è sicuramente in lizza per il titolo di più grande marxista del Novecento. Bene, Lukács in una sua opera molto bella, si intitola La distruzione della ragione, una di quelle opere che tutti citano a sproposito senza aver letto, liquidandola come una sorta di demonizzazione aprioristica dei filosofi, che invece andrebbe letta e meditata. A un certo punto Lukács, quando parla di Schopenhauer e poi della scuola di Francoforte, mettendoli, diciamo dire, in seconda convergenza, usa questa categoria del grande hotel abisso per descrivere appunto l'atteggiamento, il contegno di quegli autori che criticano radicalmente l'esistente, poi anche con stigma schopenhaueriano, il peggiore dei mondi possibili, e poi però lo presentano come il solo mondo possibile. Cioè negano la possibile alternativa e quindi neutralizzano il senso del possibile conflitto positivo rispetto all'ordine ingiusto, innalzato appunto a solo ordine possibile, dunque già integralmente legittimato. Cioè la miscritica è, non dico attenuata di più, è neutralizzata in partenza nella misura in cui l'ordine del mondo ingiusto viene innalzato anche a solo ordine possibile. Ebbene, dice Lukács, cioè dovete immaginarvi questi intellettuali ballerini della critica, questi intellettuali in realtà fintamente critici, che già legittimano l'ordine nell'atto stesso in cui lo criticano, presentandolo come intrasformabile, come abitanti di un grande hotel di lusso, il grande hotel situato sull'abisso. Ogni tanto si affacciano sull'abisso per vedere gli orrori del mondo esterno e poi si ritraggono impauriti nelle loro stanze, godendo placidamente dei comfort che il flusso edenico delle merci e dei servizi del grande dell'abisso offre loro. Questa è la funzione degli intellettuali, come dicevamo oggi, organici al capitale. Questa è la funzione anche, potremmo dire, simbolica, dominante di una critica, quella oggi in circolazione, che non ha più nulla di gramsciano, non è più rabbia appassionata, la retorica di Gramsci, non è più conflitto reale, politico, operativo contro l'esistente, ma reca sempre al proprio interno una portata di tipo santificante rispetto all'esistente stesso. Ecco, io credo che il grande hotel Gramsci, il grande hotel abisso, chiamiamolo come vogliamo, sia la metafora assoluta del nostro tempo, ossia della cinica accettazione dell'esistente integralmente colonizzato dalla forma merce e di più da quella felicità a buon mercato che il capitale non ha smesso di vendere ai suoi ultimi uomini, come il grande hotel abisso.
dalla lotta gramsciana all'emancipazione di tutti, al percorso di benessere individuale all'interno del grande paradiso, appunto questa felicità a buon mercato diventa la cifra del nostro tempo, gli ultimi uomini di Nietzsche. Questo è il tempo degli ultimi uomini. Nulla di grande in cui sperare, nulla di grande in nome del quale lottare, accettazione della mercificazione integrale come solo orizzonte di senso. Questo è l'orizzonte in cui sperare. No? Tutte le pance vuote che dopo l'89, peraltro, sono incommensurabilmente cresciute di numero, dovrebbero costituire un argomento fortissimo contro il fanatismo dell'economia, e invece chiedono solo di essere integrate all'interno di questa apartheid globale, no? Per file di individui a tempo determinato e precario con salari da fame che chiedono l'iPhone 6, no? Questo è lo scenario della felicità a buon mercato per gli ultimi uomini all'interno del grande hotel bus. Né si dimentichi del resto, lo dico in passata, che la fondazione dell'hotel Gramsci avviene in contemporanea con la chiusura dell'Unità, il giornale comunista fondato da Antonio Gramsci e oggi vergognosamente fatto chiudere dalle forze politiche che, anziché ereditare il messaggio di Gramsci, l'hanno vilmente tradito. Quello che io chiamerei senza esitazioni la seconda morte di Gramsci. Lo sapete, Gramsci viene ucciso in seguito alla prigionia fascista, come vedremo, dopo lunghi anni di carcere, nel carcere a cui l'aveva condannato il tribunale speciale con l'obiettivo di uccidere la critica. Questo cervello non deve più ragionare per almeno 20 anni, una sentenza con cui Gramsci viene mandato in carcere. Ebbene, siamo passati da questa dimensione a quella di una seconda morte oggi, che è la morte che ai danni di Gramsci è stata provocata dalle forze politiche che tradizionalmente avrebbero dovuto ereditare il messaggio e che invece hanno optato per il passaggio tragicomico dalla lotta contro il capitale alla lotta per il capitale, da Antonio Gramsci al grande hotel Abisso. Ma al di là di questo, in questa specificità che riguarda una parte politica italiana, quello che voglio far emergere con questo aneddoto tragicomico dell'hotel Gramsci è soprattutto la difficoltà di ereditare Gramsci oggi, la difficoltà dell'ereditare Gramsci oggi in l'odierna congiuntura. Siamo nel tempo della presunta fine della storia, nel tempo delle continue omelie neoliberali che vengono ripetute urbi e torbi da giornali, media e quant'altro. Siamo nel trionfo planetario del fanatismo dell'economia, o se volete anche nel compimento definitivo, uso qui una citazione di Gramsci tratta dai Quaderni del carcere, pagina 139, il compimento della situazione di grande ipocrisia sociale totalitaria. Grande ipocrisia sociale e totalità. Questo è il nostro tempo. Quale spazio può esservi oggi per ereditare Gramsci? Cosa vuol dire ereditare Gramsci in questa congiuntura? Piccola parentesi metodologica. Quando citerò dai Quaderni del carcere, lo dico da ora, citerò dalla edizione critica dell'Istituto Gramsci a cura di Cerratana e Inaudi, Torino 1985, che trovate in biblioteca perché l'ho fatto acquistare alla biblioteca, che è l'edizione critica. Come vedremo, la storia delle edizioni di Gramsci ha una sua specificità e la esamineremo più avanti. Noi citiamo da questa edizione, che è l'edizione canonica delle opere di Gramsci, per cui io citerò, mi limiterò a citare la pagina. Poi, chi è interessato può vedere anche il paragrafo e quant'altro, cito la pagina per semplificare. Quindi questa citazione era la pagina 139. Appunto, la difficoltà di ereditare Gramsci. Difficoltà duplice. Intanto per il fatto che assistiamo oggi nell'epoca che si è schiusa tragicamente con il 1989, con l'ingloriosa fine dei comunismi, assistiamo al trionfo, non certo della libertà, ma dell'economia di mercato, dell'alienazione, della reificazione, del fanatismo dell'economia, del monoteismo del mercato. Cioè appunto di quelle forze che Gramsci, con la sua parte politica, aveva tentato di combattere, facendo valere lo spirito di scissione. Ma poi anche, non si dimentichi, per il fatto che è difficile diventare Gramsci, non solo perché il nostro è uno zeitgeist strutturalmente anti-gramsciano, essendo vincitrice e di più egemonica a livello, altra categoria gramsciana, a livello ideologico, la parte del capitale,
ma poi per il fatto stesso che le forze che avevano fatto di Gramsci la bandiera, quasi come un culto agiografico, come vedremo, gramscianesimo era una formula religiosa quasi nel Piccinni degli Arti, oggi si sono rapidamente riconvertite in maniera metamorfica in cultori del capitale, in servi ignari della loro stessa schiavitù. Si sono cioè riconvertiti all'integralismo dell'economia vissuto con falsa coscienza necessaria, non tanto come il migliore dei mondi possibili, come presentare del resto questo come il migliore dei mondi possibili, con un tasso di disoccupazione mostruoso, la crisi galoppante, i tagli della spesa pubblica e dei salari, presentato invece come solo mondo possibile, appunto con neutralizzazione della possibile prassi, la categoria fondamentale, come vedremo, di Gramsci. Per questo, appunto, per farla breve, ma molte cose si potrebbero ancora aggiungere su questo delicato tema, si è venuta determinando negli ultimi anni, e mai come nella fase post 1989, una generale, la chiamerei così, espulsione di Gramsci dall'orizzonte di senso contemporaneo, ad opera non soltanto, come ovvio, delle forze politiche che hanno vinto, le forze neoliberiste, ma anche, quel che è più grave, ad opera di quell'area politica che fino a tempi relativamente recenti aveva innalzato Gramsci a propria icona di riferimento, facendo di Gramsci talvolta l'uso che si è fatto sulle magliette del Che Guevara, un'icona che tutti citavano e nessuno leggeva, una sorta di immagine di Papa Rosso per il comunismo italiano novecentesco. Per un verso Gramsci, in forza di quello che Luciano Campora nel suo scritto su Gramsci ha definito l'autorevisionismo comunista, delle forze di sinistra, è stato abbandonato nel cimitero della storia, una sorta di carcere ideale di quei pensatori usciti completamente dall'orizzonte di senso, o di più programmaticamente espulsi dall'orizzonte di senso, oppure in maniera convergente, solo apparentemente opposta, quando non sia stato tout court espulso dall'orizzonte di senso, di Gramsci si è delineata, si è ritagliata ad hoc un'immagine coerente con lo spirito dei tempi. Si è presentato cioè Gramsci in forma, direbbe Žižek, decaffeinata, cioè privato del pathos comunista, rivoluzionario e anticapitalista, e riconfermato come pensatore arlecchino, ora liberale e democratico, ora alleato dello status quo e riformista, e così via. Per questa via, appunto, oltre, peraltro già ricordavo, si è determinata una doppia uccisione di Gramsci, prima il carcere fascista e poi le forze politiche che anziché ereditarne e portarne avanti il messaggio l'hanno ucciso una seconda volta, ora relegandolo nel cimitero della storia, ora trasformandolo in pensatore inoffensivo e decaffeinato. Uso l'espressione doppia morte facendo riferimento a un'espressione che usa Gramsci stesso, come vedremo, che è quella di doppio carcere, su cui c'è un bel libro di Lo Piparo, I due carceri di Gramsci, Roma 2012, dove appunto Gramsci in una lettera parla di doppio carcere in che senso? Dice che sta vivendo, torneremo su questo tema, un doppio carcere, in primis il carcere a cui l'ha condannato il regime fascista imprigionato, che è il carcere materiale, diremmo così, e poi in secundis il carcere ideale degli affetti in cui si trova rinchiuso. Un carcere ideale degli affetti perché rinchiuso in carcere non può avere rapporti col mondo esterno, non conosce direttamente quello che sta capitando nel mondo e anche la sua vita affettiva naturalmente è del tutto privata di contatti con i suoi cari, non vedrà più i figli, come dicevo, i rapporti con la moglie Giulia si incrineranno, le uniche persone che resteranno fino in fondo vicine a Gramsci, come vedremo, saranno l'economista Sraffa e la sorella della moglie Giulia, Tania, a cui dovremo anche il salvataggio dei quaderni del carcere. Appunto, doppia morte e doppio carcere. Il nostro, da questo punto di vista, resta un tempo strutturalmente antigramsciano, e dunque interrogarsi su cosa ha detto Gramsci vuol dire anche interrogarsi sul perché Gramsci è stato espunto dall'orizzonte di senso e su che cosa significherebbe oggi ereditare Gramsci per chi volesse, andando contro, ostinatamente contro lo spirito del nostro tempo, ereditare.
Gramsci è strutturalmente incompatibile con lo spirito del nostro tempo. Poi vedremo tutte le categorie che troveremo esposte ed esplorate nei quaderni del carcere, sono categorie che si, non solo non si coniugano, ma che fanno ante litteram valere una presa di posizione critica rispetto al nostro mondo grande e terribile, avrebbe detto Gramsci. Il mondo grande e terribile è una delle formule che ricorre di più nei quaderni del carcere, c'è anche una raccolta di saggi e di lettere curata da Vacca, di Gramsci, che si intitola proprio Nel mondo grande e terribile. Ebbene, questo mondo grande e terribile oggi è totalmente saturato dalle logiche illogiche di una produzione capitalistica che dopo l'89 sempre più tende a presentarsi come il solo mondo possibile, chiedendo ai dominati, che oggi con le categorie di Gramsci non sono solo dominati ma anche subalterni, cioè sono dominati materialmente e subalterni ideologicamente, cioè sono incorporati essi stessi nell'egemonia dominante, nell'ideologia dominante che esercita la sua egemonia. Ecco. In questo quadro, ai dominati e subalterni non viene chiesto altro che di essere realisti. Accettate il mondo così com'è. Non avrai altra società all'infuori di questa, è il comandamento teologico che le forze dominanti impongono ai dominati, di modo che essi si convincano dell'intrasformabilità del mondo ed esso, in sorta della profezia che si autoadempie, diventi effettivamente tale. Di modo cioè che il fatalismo dello spettatore renda fatale la morfologia dell'esistenza. Di modo cioè che torni a dominare su tutta la linea, come passione triste dominante, ecco, presso il gregge amorfo degli ultimi uomini di cui dicevo prima, quella che Gramsci già a suo tempo chiamava la pigrizia fatalistica. Quaderni del carcere, pagina 749. La pigrizia fatalistica, cioè l'atteggiamento disincantato e rassegnato di chi lascia essere le cose come sono, convincendosi che non possano essere altro da quel che sono. Critica con cui Gramsci prende di mira non soltanto le forze dominanti capitalistiche, ma anche, ed è un tema su cui ci soffermeremo, larga parte dei marxisti del suo tempo, i marxisti deterministi, quelli che pensano che il capitale abbia i giorni contati e si tolga per virtù sua, quasi in forza di un fatale andare delle cose che dispensa gli uomini dall'attività pratica, dalla prassi. Gramsci è pensatore della prassi e dello sforzo, come vedremo, è pensatore dell'azione organizzata del partito orientato tramite la cultura. E quindi il nemico principale di Gramsci, lo diciamo fin da ora, sarà per tutto il corso del suo pensiero il culto del dato di fatto, il culto del determinismo, l'idea appunto che il mondo esista indipendentemente da noi e che non chieda altro che di essere registrato nella sua pura datità. Appunto, già per questo capite il nostro tempo che ha eletto la pigrizia fatalistica a proprio orizzonte di senso generale, in nome della quale pigrizia fatalistica le ingiustizie e le tragedie sociali che il sistema planetario produce senza sosta vengono vissute come patologie necessarie, come mali ineluttabili, come un destino avverso che si abbatte nelle nostre vite proprio come il destino si abbatteva nelle tragedie greche, che dunque chiede di essere accettato cadavericamente. Ebbene, in questo scenario il pensiero di Gramsci sembra essere effettivamente un pensiero divergente, fecondamente divergente. Il cinismo domina tutta la linea. La rassegnazione, la apraxia, cioè l'assenza di prassi. E poi ancora, sembra che oggi più che mai si sia impossessato dell'anima dell'uomo occidentale quel cretinismo economico, altra categoria di Gramsci, Quaderni, pagina 864, cretinismo economico, una critica che Gramsci muove a Einaudi, per principio, quel cretinismo economico in forza del quale si pensa che il calcolo, il cattivo infinito della crescita e più in generale la riduzione dell'essente a pura quantità calcolabile siano l'unica sorgente di senso del mondo, il solo modo di pensare e di risolvere i problemi in termini quantitativi, laddove invece Gramsci farà valere contro questo positivismo ingenuo che oggi diventa un vero e proprio fanatismo della scienza e del dato di fatto, una vibrante reazione tramite la filosofia della praxis. Da questo punto di vista, se volessimo utilizzare un'immagine che
forse più dei concetti può aiutarci a chiarire la situazione, per pensare a Gramsci oggi più che al famoso quadro di Pellizza da Volpedo, il quarto stato, no? È presente l'immagine del proletariato che avanza trionfante, no? Con donne, bambini, anziani, compattamente verso il futuro. Più che a quel quadro bisogna oggi pensare all'urlo di Munch, avrete presente, dove urlare scompostamente è in questo caso Gramsci, no? Incredulo di vedere il proprio messaggio, la propria eredità abbandonata e di più tradita dalle forze politiche che anziché ereditarlo l'hanno appunto sottoposto alla seconda uccisione, come la chiamavamo. Certamente bisogna dire tuttavia che Gramsci è un autore postumo, non si pensi che Gramsci fosse prima un autore letto e citato e ora sia uscito dall'orizzonte. Gramsci è un autore postumo che forse non è ancora stato ereditato, forse non è ancora stato ereditato, forse l'opera seconda di eredità di Gramsci, il movimento proprio dell'ereditare come riappropriarsi di qualcosa, deve ancora partire. Gramsci autore postumo, questa è la formula che usa Vacca, Vita e pensieri di Antonio Gramsci, peraltro, formula quindi efficace che adombra la mancata ricezione ancora di Gramsci da un certo punto di vista, ma non solo nel senso che l'opera di Gramsci viene pubblicata dopo la morte, evidentemente, quindi è postumo in un senso banalmente materiale, ma è postumo nel senso che è inattuale nel senso di Nietzsche, inattuale oggi rispetto al presente, ma inattuale perché postumo è rivolto a un futuro in cui deve essere ancora ereditato. C'è un libro, peraltro, del 2005, di un uscito in area anglofona, si intitola Gramsci's Dead, Gramsci è morto, dove ovviamente non si fa riferimento alla morte materiale, evidente, del primo Novecento, ma si fa riferimento al patrimonio ideale e simbolico di Gramsci. No? L'autore di questo, di quest'opera, che non è importante voi ricordiate come autore, ma è importante che ricordiate quest'idea, dicendo Gramsci's dead, stava di fatto mettendo a morte Gramsci, dichiarandolo irricevibile nel nostro tempo. Questo si vede anche per inciso una seconda analogia con Marx. Quante volte avrete sentito dire Marx è morto? Curioso sortilegio con cui in realtà si vuole mettere a morte un pensatore vivo, evidentemente, no? Nessuno si sognerebbe di dire che Kant è morto, Platone è morto. Qual è il senso invece di mettere a morte un autore che parla del nostro presente? Dichiararlo morto per metterlo morto. Si veda su questo le splendide pagine di Derrida, Spettri di Marx. Chi dice che Marx è morto, potremmo dire noi, chi dice che Gramsci è morto, lo fa per metterlo a morte. Cioè dietro la constatazione di un decesso effettivo si nasconde in verità una sorta di perverso incantesimo, esorcismo con cui si vuole mettere a morte un autore che se venisse colto nella sua freschezza e nella sua attualità potrebbe effettivamente costituire la base, direi con Gramsci, di una nuova egemonia alternativa rispetto a quella dominante. Non dimentichiamoci mai che in ogni epoca, questo è uno degli insegnamenti irrinunciabili di Marx, le idee dominanti sono le idee dei dominanti, che hanno tutto l'interesse a neutralizzare in partenza il possibile sorgere di egemonie alternative rispetto alla, a quella dominante. Cioè si esprime in questa formula, Marx is dead, formulata in maniera così schietta e aperta da questo autore, una volontà generale del nostro tempo di affrancarsi da Gramsci. Di chiudere i conti con Gramsci proprio come si sono chiusi i conti con la storia, Fukuyama 1992, o con Marx, secondo le forze dominanti dovrebbe essere rimasto definitivamente sepolto sotto le macerie del muro di Berlino. C'è appunto una volontà tutt'altro che neutra e asettica di mettere a morte un autore che forse è più degli altri vivo e in forza. Del resto Gramsci in attuale oggi, dicevo, non solo per la sua feconda opposizione all'ordine dominante, per il suo spirito di scissione, altra categoria gramsciana che in realtà Gramsci metabolizza da sorella, ma Gramsci è, da un punto di vista, mi rendo conto, più legato specificamente al nostro settore di analisi e di studio che è la filosofia, è inattuale per il fatto che è del tutto incompatibile il suo orizzonte di pensiero con le mode filosofiche oggi dilaganti, capite bene. Gramsci è pensatore del conflitto, della lotta di classe,
della prassi, dell'hegelismo, parla di Marx, della storia italiana. Che spazio può esservi per un autore come Gramsci nel tempo del postmodernismo e delle filosofie della differenza, nel tempo della filosofia analitica e dei nuovi codici realistici senza senso storico? Quale spazio può esservi per un autore come Gramsci, fecondamente oppositivo, un pensatore della dialettica nell'odierno scenario? Ma che spazio può esservi anche per un autore che, accanto a questa ripresa della tradizione dialettica, del pensare storico, del conflitto, lo declina per di più in chiave apertamente comunista e antiliberale, laddove invece l'odierna condizione neoliberale si caratterizza esattamente per quel tratto specificamente fanatico e totalitario che è tanto più presente quanto più dissimulato. Cioè stiamo vivendo oggi, per parafrasare Popper, in una closed society, in una società fintamente aperta che subito demonizza e delegittima in partenza ogni visione che non sia allineata con quella neoliberale, qualificandola come stalinista, fascista, superata, fuori moda e così via. Questa è la cifra dell'odierna condizione neoliberale, in cui ogni anelito di riconoscimento e di uguaglianza si perverte puntualmente in mortificante omologazione di massa, in fuga verso il basso e il conformismo. Curioso destino quello dell'epoca post 1989, che doveva garantire la libertà di individui e che per converso invece ha prodotto fughe di massa verso il conformismo, plasmando un'umanità fatta di ultimi uomini, il gregge amorfo, descritto mirabilmente da Nietzsche, ultimi uomini che vogliono tutti le stesse cose, tutti pensano le stesse cose. Appunto, il sogno desto gramsciano della creazione di una città futura, un tema ricorrente, come vedremo nel Gramsci precarcerario, la città futura, sottratta ai nessi di forza capitalistici, sottratta alla mortificante reificazione prosaica a cui il capitalismo non ha smesso di condannarci. Che spazio può esservi per questo? Per questo orizzonte di senso legato alla dimensione della dialettica e del marxiano sogno di una cosa. Quindi ovviamente fare un corso su Gramsci, non lo neghiamo, significa prendere posizione critica rispetto al presente, tornare a dire storicità, prassi, dialettica, Hegel e Marx, significa andare fecondamente controcorrente rispetto alle tendenze oggi dominanti. Prendere posizione rispetto alle mode filosofiche. Le mode filosofiche sono un fenomeno sociologicamente e filosoficamente interessante. Vanno di moda, non dubitatene, sempre solo quegli autori che assecondano lo spirito del tempo, cioè che dicono ciò che lo spirito del tempo vuole sentirsi. Potremmo dire, se volessimo utilizzare le grammatiche di Gramsci e Marx, che i cicli, che le mode seguono i cicli della produzione capitalista. Vanno sempre solo di moda quegli autori che confermano, glorificano, santificano lo spirito del tempo, laddove invece sono sempre demodé, vintage se volete, quegli autori che vanno controcorrente, che si oppongono, che sono divergenti rispetto allo spirito del tempo. E a uno spirito autenticamente critico in verità dovrebbero interessare sempre solo gli autori inattuali, cioè appunto inizialmente non sincronizzati con il proprio presente, dissonanti rispetto all'orizzonte in cui il loro pensiero opera e con cui entra in tensione. Curioso il fatto che di Gramsci non si parli più, o se ne parli comunque meno di quel che si dovrebbe. Curioso perché, occorre ricordarlo, il nome di Gramsci ad oggi figura tra quello dei cinque italiani, successivi però al secolo XVI, che sono presenti nell'elenco dei 250 autori più citati e letti nel mondo. Di Gramsci è un autore, sicuramente del Novecento italiano, l'autore più letto e conosciuto all'estero. Ne va dimenticato che la bibliografia su Gramsci ha noti titoli oggi in ogni lingua del mondo. Di Gramsci gode di grande successo più all'estero che in Italia, paradossalmente. Ma tuttavia, al di là del successo, che non è mai una categoria filosofica particolarmente significativa, quello che occorre
dire è che Gramsci, anche nel momento in cui in Italia più splendeva la sua figura ed era innalzato, appunto, come dicevo, a icona geografica di riferimento del Partito Comunista, era un autore, uso le categorie della fenomenologia hegeliana, noto ma non conosciuto. Tutti lo citavano, ma pochissimi ne avevano attraversato con spirito critico le pagine dei quaderni. Tutti citavano Gramsci proprio come tutti citavano Marx, ma pochissimi ne avevano letto e attraversato il pensiero. Che in Italia non si legga più Gramsci è un aspetto interessante che riconferma anche quello che dicevamo prima, se ci pensate, no? Quando parlavamo del provincialismo italiano, e forse la conferma di quello che Gramsci stesso nei quaderni del carcere diceva, quando diceva che tipico degli intellettuali italiani da sempre è il cosmopolitismo astratto. Appunto, l'attenzione per l'estero e il disinteresse per ciò che è nazionale e popolare. In fondo, come vedremo, il grande limite della tradizione italiana, secondo Gramsci, sta nel fatto di mancare, ad esempio, di un romanzo nazionale e popolare. Gli italiani leggono romanzi stranieri perché mancano di romanzi nazionale popolari loro. E questo si determina anche paradossalmente, inverando post mortem la tesi di Gramsci su Gramsci stesso, perché Gramsci è un autore che gli italiani non leggono, proprio in forza del fatto che sono afflitti da questo cosmopolitismo astratto, che potremmo anche chiamare esterofilia compulsiva, in forza del quale appunto si leggono tutti gli autori stranieri e si trascurano giganti come Gramsci o Gentile, come Croce o Gioberti. Capite bene che questa esterofilia compulsiva, per dirla ancora con le categorie di Gramsci, potrebbe bene essere intesa come la prova della subalternità culturale del popolo italiano, della funesta tendenza a essere cosmopoliti senza essere nazionali. Laddove, come vedremo, Gramsci penserà il nazionale in relazione al cosmopolitico. Si tratta di evitare i due poli, anche qui non dialettici, astratti, due poli dell'intelletto astratto, avrebbe detto Hegel, del nazionale e dell'universale, cosmopolitico. Laddove invece la soluzione di Gramsci, che è effettivamente un unico nella galassia marxista e che torna oggi più che mai attuale nel tempo della cosmopoli capitalistica, che sembra essere il cosmopolitismo realizzato, si potrebbe dire, forse anche questo spiega perché larga parte dei marxisti oggi siano passati dalla parte del capitale elogiando nell'internazionalismo e il cosmopolitismo. Si tratta invece per Gramsci di pensare nazionale e cosmopolitico in un nesso dialettico, in cui l'uno non si dà senza l'altro, in cui l'uno non può annullare l'altro, fuggendo in questo modo naturalmente le secche del nazionalismo bellicoso delle destre, come anche fuggendo cosmopolitismo astratto, la cattiva universalità, potremmo dire, variando il lessico di Hegel, dell'internazionale liberal finanziaria oggi pienamente operante come internazionalismo cosmopolitico realizzato. E appunto questo è il nostro presente, no? Quello che molto opportunamente Vacca, sempre nella vita nei pensieri di Antonio Gramsci, chiama il singolare paradosso, per cui la fortuna di Gramsci all'estero era cresciuta esponenzialmente fin dagli anni passati, mentre invece in Italia continuava a essere abbandonato alla polvere della storia, nel cimitero degli autori morti, e a essere sprezzantemente congedato come un autore fuori moda, sepolto. Per cui appunto questa è la situazione in cui ci troviamo, anche quando, ripeto, quando Gramsci era diventato per il Partito Comunista di Togliatti una specie di Papa Rosso, in realtà nessuno lo leggeva, era ridotto Gramsci o a icona di riferimento, come dicevo, o a un prontuario di citazioni decontestualizzate, buone per tutte le stagioni, ma sempre decontestualizzate. Si perdeva cioè di vista quello che Gramsci stesso diceva, come già ho ricordato prima, a proposito di Marx, essere importante cogliere il ritmo del pensiero in sviluppo, non le singole citazioni filologicamente accertate. E anche per Gramsci
è capitato storicamente questo, no? È stato innalzato ora Bibbia infallibile di un movimento di massa, ora, epoca post-89, a ferro vecchio da abbandonare in quel museo delle antichità in cui, a dire di Engels, sarebbe dovuto finire lo Stato e la tradizionale forma borghese di esistenza. Perché non nascondiamocelo, è una cosa che sapete, che occorre sempre ribadire, tuttavia, che la storia del Partito Comunista Italiano è una storia che orbita tutta intorno al nome di Antonio Gramsci. Non solo perché Gramsci è tra i fondatori, lo troviamo al centro del congresso di Livorno del 21, lo troviamo al centro del congresso di Lione del 26, le famose tesi di Lione, quando Gramsci diventa effettivamente il leader carismatico, la figura di riferimento del Partito Comunista, e lo troviamo post mortem innalzato da Togliatti a Papa, a nome tutelare del partito anche dopo morto. Quindi la storia del Partito Comunista è una storia gramsciana da questo punto di vista. Anche se, ed è un punto su cui ritornerò, se si analizzassero da vicino i rapporti concreti da Gramsci intrattenuti con il Partito Comunista d'Italia e più in generale con il comunismo storico novecentesco, vi sarebbe molto da dire. Vedete che anche molto si è detto anche in questi ultimi tempi, con lavori di ricostruzione controcorrente che hanno adombrato anche le tensioni tra Gramsci e il Partito Comunista d'Italia. Tensioni che forse, lo diciamo già ora, gli sono costate la permanenza in carcere. Quindi bisognerebbe, ci sarebbe tutta una storia da riscrivere sia sul caso Gramsci sia sul caso Gentile. In parte la stanno riscrivendo, no? Troppo frettolosamente si è detto: Gramsci è stato ucciso dai fascisti, Gentile è stato ucciso invece dai comunisti partigiani, due delitti terribili, atroci, con l'aggravante si è detto che Gentile era organico al regime fascista, mentre invece Gramsci era un suo oppositore. Ma alla luce di recenti studi, cose anche di quest'ultimo anno peraltro, il quadro si è molto complicato, perché si è mostrato come per un verso Gentile potesse essere stato ucciso in verità dalle stesse forze fasciste a cui mai era risultato veramente organico. Qui bisognerebbe aprire una lunga parentesi, lo faremo magari l'anno prossimo in un corso dedicato a Gentile, ma mi limito a dire che Gentile non fu mai integrato nel regime fascista. Quando Mussolini salutò la riforma della scuola di Gentile come la più fascista delle riforme, lo fece non già perché fosse convinto che quella fosse una riforma fascista, infatti di per sé non aveva nulla di fascista, la miglior riforma della scuola che abbiamo avuto in Italia, ma lo faceva per difendere Gentile all'interno del partito fascista da chi lo voleva contrastare, da chi era totalmente in opposizione con le sue tesi. Gentile che sempre ebbe modo di appoggiare gli oppositori politici, e grazie a Gentile che il filosofo marxista ebreo Rodolfo Mondolfo poté fuggire dall'Italia in seguito alle leggi razziali. Ed è sempre Gentile che nella voce razza dell'enciclopedia prese posizione contro il nazionalsocialismo dicendo: esiste un'unica razza, la razza umana, no? Contro le teorie nazionalsocialiste. Era un personaggio, Gentile, non particolarmente inquadrabile all'interno di quella serie di grigi gerarchi fascisti che nulla avevano in comune con Hegel e con Fichte, perché invece Gentile amava dialogare idealmente. Quindi ci sarebbe tutta una storia da riattraversare sulla morte di Gentile, e se avete interesse possiamo anche prendere in esame alcuni libri su questo tema. E sull'altro cotè, che è quello che più ci interessa in questo caso, Gramsci, è molto semplicistico dire che è stato ucciso dai fascisti che l'hanno fatto morire in carcere, per via del fatto che, come vedremo, c'è una storia molto più complessa e intricata, fatta di rapporti, intessuta da rapporti ambigui con il Partito Comunista e con Togliatti, intessuta anche da un rapporto conflittuale di Gramsci con l'Unione Sovietica. Non dimentichiamoci che nei quaderni troviamo una critica radicale dello stalinismo e dell'Unione Sovietica. Bisogna ricordare questo aspetto. Nel paragrafo 68 del quaderno 14, per chi fosse interessato, che risale al febbraio 1933, mai come in questo caso è importante ricordare esattamente il periodo, Gramsci muove delle critiche radicali allo stalinismo. Chiaramente
altra cosa che va detta. Gramsci usa spesso nei quaderni formule esotiche, come usa dire, cioè formule oblique, non chiama col loro nome gli autori, perché evidentemente i suoi scritti erano, passavano al vaglio della censura fascista, quindi usa formule trasversali, no? Ad esempio quando parla di stalinismo, anziché dire il nome di Stalin, di Trotsky in precedenza o di altri, parla di ipocrisia dell'autocritica, parlamentarismo nero, che sono formule appunto esotiche con cui si critica in maniera larvata e obliqua lo stalinismo. Ad esempio Frosini, nel suo libro molto bello Gramsci e la filosofia, dice che tutto l'intero progetto teorico dei quaderni è del tutto incompatibile e di più a tratti volutamente in opposizione con il movimento comunista stalinizzato. Ecco, un'espressione eccessiva, ma che comunque ha alcuni riscontri, queste prese di posizione gramsciane contro lo stalinismo, che effettivamente si trovano nelle pagine di Gramsci. Però appunto, al di là dei rapporti con lo stalinismo, Gramsci aveva rapporti, intratteneva rapporti molto complessi, come vedremo, col Partito Comunista Italiano. Bisognerà qui a questo proposito prendere in esame il fatto che Gramsci sempre mantenne una prospettiva critica verso il Partito Comunista Italiano, a tal punto che a un certo punto venne maturando la convinzione che vi fosse una diretta responsabilità del Partito Comunista Italiano per la sua mancata liberazione dal carcere. Sono lettere in cui Gramsci lo dice testualmente. È il Partito Comunista d'Italia che fa in modo che lui non sia liberato. In particolare c'è una strana lettera, su cui torneremo, che gli viene inviata da Ruggero Grieco il 10 febbraio del 1928, in cui appunto Gramsci vedrà in questa lettera la firma della propria condanna al carcere per tempo indefinito, perché questa lettera, scritta da un compagno, quindi apparentemente da un amico, da uno che aveva interesse a dialogare con Gramsci eventualmente per liberarlo, sembra una lettera redatta appositamente per incastrarlo, perché Gramsci viene additato come l'animatore del progetto comunista, del partito comunista. Di più, si dice in quella lettera che Gramsci, qualora venisse liberato, la sua liberazione sarebbe utilizzata appunto come gloria del Partito Comunista. Cioè una lettera che, Gramsci lo intuisce subito, pare scritta appositamente per incastrarlo. Torneremo su questa lettera, perché è importante per capire anche la dinamica del pensiero in sviluppo di Gramsci nel carcere, le tragedie psicologiche che viveva in carcere, no? Il secondo carcere di cui dicevo prima. Pensate, Gramsci, che per tutta la vita in carcere ha il dubbio che i suoi compagni di partito stiano facendo di tutto per incastrarlo, no? Un dramma esistenziale totale, evidentemente, no? E appunto questo, l'antistalinismo, la polemica con il Partito Comunista, bisognerà tenerne conto quando leggeremo da vicino le supreme pagine dei quaderni, come le chiama Pasolini nelle cenere di Gramsci. Questo ti consiglio, le cenere di Gramsci con Pasolini, appunto il testo che deve essere letto, in quanto è il testo con cui quello che forse potremmo definire il secondo più grande intellettuale italiano del Novecento, Pasolini, dedica al suo maestro ideale Gramsci, recandosi sulla tomba di Gramsci e dialogando idealmente con lui. E appunto questo è lo scenario in cui siamo ora e da cui bisognerà partire per comprendere il pensiero di Gramsci. Però, dato che ora è già 1:15, magari avendo noi iniziato all'1:15 e non avendo fatto pausa, ci fermiamo qui con la prima lezione e riprendiamo oggi alle 16. Se voi siete d'accordo, riprendiamo alle 16 in punto, così finiamo prima delle 18, siamo dritti, se per voi va bene, senza pause, perché le pause spezzano un po' il ritmo e sviluppo.
Grazie.